Un caro saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. Anche oggi proseguiamo il nostro allenamento per continuare a sviluppare le fibre muscolari della nostra mente, della nostra anima e del nostro spirito e grazie a questo potenziare al massimo la nostra positività, la nostra migliore energia e il nostro potere di creare la nostra migliore realtà. Oggi ti propongo questo esercizio di mindfulness delle cose quotidiane o di mindfulness dinamica. Cerca di mantenere per tutto il giorno, per quanto ti è possibile, la consapevolezza su quello che stai facendo, di mantenere il controllo di te dal punto di vista della consapevolezza del momento presente, dal punto di vista della consapevolezza dei tuoi movimenti. E ti invito a portare la tua mente soltanto nel qui e ora, soltanto in quell'azione, cercando di distoglierla e perciò di distoglierti sia dal passato sia dal futuro. Cerca di restare semplicemente nel presente, nella consapevolezza del presente. Sarà molto difficile, naturalmente, mantenere questa consapevolezza tutto il giorno, ma l'esercizio di oggi che ti invito a fare è quello di prendere consapevolezza quando perdi la consapevolezza. Accorgerti di quando la tua mente non è qua, ma non si sa bene dov'è. Può essere là o non essere da nessuna parte. Può essere prigioniera del passato o prigioniera del futuro. Quando te ne rendi conto, semplicemente riporta la tua consapevolezza su quello che stai facendo. E per aumentare l'efficacia dell'esercizio, quando ti accorgi che la tua mente stava vagando di qua e di là e che non era presente e riporti la tua mente sulla consapevolezza del presente, rallenta. Non rallentare nel senso di fare meno o di muoverti a rallenti, ma rallenta nel pensiero di quello che stai facendo. Stai prendendo il mouse, rallenta nel prendere il mouse, consapevole di quello che stai facendo. Sto prendendo il mouse, lo sto utilizzando e sto guardando il monitor del mio computer. Sto mangiando, mi sto portando la forchetta alla bocca e sto masticando e continuo a masticare, prendo consapevolezza del mio masticare. Automaticamente rallenti, ma non rallenti dal punto di vista della azione esteriore, rallenti dal punto di vista della consapevolezza interiore. Prova a eseguire questo difficile e impegnativo esercizio e ti renderai conto di quanto la tua mente ogni giorno non sia presente. E così potrai lentamente, ma progressivamente e costantemente prendere le redini della tua mente e della tua realtà. Bene, completiamo anche questa sessione con la ripetizione per un minuto di un mantra fortificante, uno dei mantra, degli schemi di autoaffermazione che si sono dimostrati più efficaci. Oggi usiamo il mantra di Charles Hanel. Ripeti insieme a me, a voce alta o mentalmente, per il prossimo minuto, questo mantra. Io sono integro, perfetto, forte, armonioso, amorevole, potente e felice. Io sono integro, perfetto, forte, armonioso,
amorevole, potente e felice. Io sono integro, perfetto, forte, armonioso, amorevole, potente e felice. Io sono integro, perfetto, forte, armonioso, amorevole, potente e felice. Io sono integro, perfetto, forte, armonioso, amorevole, potente e felice. Io sono integro, perfetto, forte, armonioso, amorevole, potente e felice. Bene, così abbiamo completato la sessione di oggi. Fai crescere l'onda della positività. Condividi questa sessione con le persone che ti sono care. Espandi la forza dell'energia che stai creando anche alle altre persone e invitale a lavorare su di sé come tu stai lavorando su di te, affinché ognuno lavorando su di sé lavori anche per gli altri. E così, cambiando noi stessi, cambiamo il mondo. Alla prossima sessione di allenamento contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.